sorreggiamo insieme e commentiamo e anche smentiamo categoricamente alcune informazioni evidentemente fasulle che si possono trovare online riguardo la chirurgia robotica e la parete addominale operata in chirurgia robotica. Questa affermazione è stata vista su un gruppo social dove si parla di diastasi, però chi parla evidentemente non è un medico e non ha conoscenze adeguate per parlare, e si legge: in chirurgia robotica si utilizza titanio. No, non è vero. Probabilmente chi ha scritto questa frase confonde la robotica con la laparoscopia, dove per fissare le reti endoaddominali, cioè dentro l'addome, che si mettono in laparoscopia, si utilizzano delle graffette di fissaggio o delle spirali di fissaggio che fissano la rete alla parete addominale. Questo avviene in laparoscopia, noi in robotica non lo facciamo. È uno dei motivi per cui siamo contrari alla laparoscopia e alla presenza di queste graffette di fissaggio e delle reti endoaddominali. Invece, operando in robotica, operiamo in un altro spazio che non ha contatto con il contenuto della cavità addominale. Questo spazio si chiama preperitoneo e i materiali che utilizziamo non prevedono mezzi di fissaggio delle reti come queste graffette di titanio. Quindi, appunto, chi scrive questa frase o non sa bene quello di cui sta parlando o un pochino gioca a confondere le parti.